Ben ritrovati a Tu per Tu di Competere Journal. L'ospite di oggi Giovanni Porcelli, consigliere della Regione Campania per Campania Libera. Benvenuto. Salve, grazie. Onorevole, partiamo dall'emergenza sanitaria e dai vaccini, non possiamo fare altrimenti. Il presidente De Luca ha sottolineato quanto sia pessima l'interlocuzione con l'attuale commissario all'emergenza e dal suo canto propone da un lato di accelerare i tempi dei controlli da parte dell'AIFA e dell'EMA e dall'altro di produrre in Italia i vaccini, un po' ciò che ha proposto Salvini con la sovranità vaccinale. Quindi le chiedo, lei crede sia la strada giusta, ma soprattutto come procede il monitoraggio anche delle varianti, perché è un tema sul quale la regione è stata molto criticata. Diciamo che la struttura che attualmente in Italia è dedicata al contrasto al Covid è una struttura che sta sul pezzo ormai da più di un anno ed eventualmente diciamo sta mostrando, così come anche forse normale che sia, una fase probabilmente anche di stanchezza. Mi riferisco agli ultimi eventi che hanno visto anche uno scontro tra non solo il Presidente De Luca ma diversi governatori con Arcuri piuttosto che con il Comitato Tecnico Scientifico. Evidentemente c'è una fase di un nuovo governo, è vero che il Ministro è rimasto lo stesso e qua spezzerei una lancia a favore di un Ministro che comunque ha dimostrato sobrietà e dedizione nell'approccio al tema, ma probabilmente un po' di rimodulazione, un po' di riorganizzazione andrebbe fatta. Nel caso di specie, la vicenda vaccini ha mostrato una serie di limiti, in termini di organizzativi, di approvvigionamento, forse anche di logica di distribuzione degli stessi vaccini, perché c'è una sperequazione abbastanza evidente rispetto a quello che sono il numero degli abitanti, perché se è vero che in alcune regioni c'è un numero di anziani superiore alla nostra, è altrettanto vero che noi abbiamo una peculiarità che non ha nessuna regione d'Italia, cioè un'alta concentrazione di popolazione, una regione tutto sommato piccola e che comporta inevitabilmente diciamo, una difficoltà maggiore a gestire i contagi. Se a questo aggiungiamo una comorbosità di una buona parte della nostra popolazione, perché evidentemente l'aspettativa di vita nel sud Italia è diversa rispetto a quella del nord Italia, ecco che forse un approccio diverso anche alla distribuzione dei vaccini andava fatta. Io immagino che il governo in queste ore stia valutando, diciamo così, una struttura nuova, un'organizzazione nuova, un'organizzazione diversa rispetto a quella che è la tematica dei vaccini, però questo voglio dire si dovrà risolvere in tempi rapidi e soprattutto bisogna fare in modo che ci sia una programmazione più evidente e più, come dire, certa sulla quale a loro volta le regioni e i governatori possono fare la loro programmazione. Onorevole, mi scusi, il tema è collegato anche a quello delle zone, no? Dei colori delle regioni. Proprio nella recente diretta di De Luca, il Presidente ha sottolineato quanto, per esempio, sia necessario tornare alla zona rossa perché, avendo questo problema con l'approvvigionamento dei vaccini, solo con il lockdown duro, così come l'abbiamo avuto nella prima fase, si può raggiungere l'immunità di gregge. Però ovviamente sono tutte informazioni scoordinate tra di loro che destano i cittadini in uno stato di confusione, per non parlare degli imprenditori. Ci può rassicurare su almeno qualche dato? Allora, il punto è quello lì. Cioè noi non possiamo immaginare di voler fare una campagna vaccinale aggressiva, importante, come dire, che porti alla immunità di gregge o immunità di comunità, come si suol dire, facendo in modo che questo percorso viaggi di pari passo ad un aumento dei contagi, ad ospedali pieni, ad operatori che quelli sono e devono poi districarsi tra le vaccinazioni e l'assistenza ai malati. Evidentemente il tappo è saltato. Evidentemente non siamo più in grado di effettuare i controlli in maniera serrata come probabilmente abbiamo fatto nei primi mesi della pandemia. Oggi noi siamo in zona arancione, io la invito a farsi una passeggiata nelle piazze delle nostre cittadine estremamente popolose e vediamo piazze affollate da centinaia di persone che, voglio dire, lì passeggiano, benché i bar siano, diciamo così, chiusi, possono soltanto offrire un caffè d'asporto e che diciamo, sono in strada approfittando del bel tempo. Sta roba non è conciliabile con una campagna vaccinale in corso,
ma soprattutto non è conciliabile con un mutamento del virus che fa il suo mestiere e cerca di sopravvivere, che renderebbe vano lo sforzo fatto fino adesso. Quindi, a mio giudizio, si deve andare al superamento di una logica così frastagliata, così incerta. Io le posso dire che con scientifica certezza, se lei oggi dovesse chiedere al cittadino comune, al commerciante comune, in che zona stiamo, come ci dobbiamo atteggiare, cosa dobbiamo fare, molti di loro ci risponderebbero con un non so. Forse sarebbe più utile dare la possibilità in maniera intelligente, effettuando i dovuti controlli, agli operatori di esercitare e di esercitare in sicurezza, ovviamente responsabilizzandoli di più e penalizzandoli di più laddove si contravvengono alle regole, e periodicamente, laddove i contagi aumentano, proporre una serrata di pochi giorni ma che azzerino i contagi. Ma non sto scoprendo l'acqua calda, come si dice, non sto scoprendo chissà che cosa, ma sto dicendo una cosa abbastanza evidente che è sotto gli occhi di tutti quanti. Altro tema di cui si è discusso moltissimo nel corso dell'emergenza sanitaria è quello della medicina, del territorio. Il Covid ci ha insegnato che di fatto è fondamentale incentivarla, e il presidente De Luca invece ha sottolineato dal suo canto quanto sia carente la presenza del personale sanitario nel nostro sistema regionale. Come incentivarla sul territorio? Cosa si è fatto e cosa si farà? Allora, io spero una cosa, che nella tragedia immane che l'umanità ha vissuto nella sua interezza, e quindi anche il popolo italiano, il popolo campano ha dovuto vivere con migliaia di morti, famiglie devastate da lutti anche importanti, almeno ci resti il buon senso di investire, diciamo, in sanità. Noi veniamo da una fase di commissariamento lunga, dolorosa, che ha visto falcidiata la nostra popolazione sanitaria, ha visto, come dire, strutture abbandonate all'operosità di pochi uomini e di poche donne che con molta dedizione hanno tenuto in piedi il sistema negli anni del commissariamento, e che evidentemente ha significato anche una tragedia rispetto a quella che è la medicina del territorio, che ahimè resta il primo baluardo per qualsiasi cosa, resta il primo baluardo per lo screening per le malattie tumorali, resta il primo baluardo per fronteggiare le malattie cardiocircolatorie, resta il primo baluardo per fronteggiare un'emergenza sanitaria di questo genere, quindi una pandemia, un'epidemia così devastante, e che invece, voglio dire, al pari della carenza di organico che abbiamo dovuto vivere nel sistema sanitario nella sua interezza, quindi anche negli ospedali, anche sul territorio si è vista ridimensionata e quindi ridotta di numero. Oggi io, nelle prossime ore, vi preannuncio una cosa che ho intenzione di fare, scriverò in qualità di consigliere regionale, in qualità di operatore delle istituzioni regionali della Regione Campania e di classe dirigente attenta al momento che stiamo vivendo, una lettera anche al Ministro Speranza, affinché faccia in modo che queste risorse che abbiamo impegnato in maniera emergenziale sul sistema sanitario, e soprattutto che abbiamo impegnato per investirle sulle risorse umane del sistema sanitario, quindi sulla assunzione di personale del sistema sanitario, diventino risorse stanziali. Oggi il paradosso è che noi contrattualizziamo i nostri sanitari, una buona parte dei nostri sanitari dobbiamo contrattualizzare con contratti a termine, a 2 mesi, a 3 mesi, al massimo a 6 mesi, perché sono legati alla fase emergenziale. In teoria la fase emergenziale dovrebbe finire il 30 di aprile. Noi sappiamo bene che dovremo convivere con questo virus, con le mutazioni, con i nuovi vaccini, con le nuove forme e quindi con gli screening, con la necessità di riprendere in mano le migliaia, i milioni di contagiati per capire nei prossimi mesi, nei prossimi anni, quali danni il virus ha prodotto su coloro che hanno avuto sintomatologie importanti, quindi fare anche una valutazione a posteriori, postuma, rispetto ai danni prodotti da questo virus. Dico questo per dire che quindi la nostra emergenza non finirà di certo fra 2 mesi, il 30 di aprile, ce la correremo tutti quanti. Allora, la mia lettera al Ministro sarà quella di dire: si lavori immediatamente per dare sicurezza ai sistemi sanitari regionali affinché quelle risorse stanziate in maniera provvisoria e quindi legate alla nuda e cruda emergenza diventino risorse stanziali affinché i nostri manager possono fare evidentemente una programmazione in termini di assunzione del personale e quindi di stabilizzazione di quel personale più duratura. Ecco, a quel punto
sarà più semplice fare in modo che chi oggi, anche sul territorio, mi riferisco ai medici dell'USCA, mi riferisco ai medici dell'epidemiologia delle ASL, mi riferisco ai medici di medicina generale e a tutti coloro che a vario titolo stanno dando una mano sul territorio, possano avere la certezza di un lavoro, diciamo così, più a medio e lungo termine e non legata alla piena emergenza. Io, vedete, c'è una cosa che a me fa molta rabbia e mi fa riflettere tantissimo. Io spesso ho a che fare con medici, infermieri, operatori sociosanitari, professionisti vari della sanità che sono in prima linea a controllare i nostri tamponi, a farci i vaccini, a stare nei reparti Covid. Oggi purtroppo i reparti Covid si stanno cominciando a riempire un'altra volta per questa recrudescenza dei contagi, che hanno un contratto a 2 mesi, a 3 mesi, a 4 mesi, per cui senza alcuna certezza di rimanere lì a dare una mano anche per il futuro, ma nel frattempo mettono a repentaglio e a rischio la loro vita per assisterci. Io non so se questa è una cosa da stato civile, per cui in questo senso qua immagino che ci debba essere un investimento più duraturo, più mirato, più preciso, che potenzi la medicina del territorio innanzitutto, ma ahimè che complessivamente ci faccia recuperare i 10-15 anni di tagli orizzontali che hanno visto depauperare, diciamo così, un patrimonio di risorse umane, di conoscenze, di know-how che avevamo e che invece adesso non c'è più. Noi dobbiamo agire verso quella direzione lì. Le do giusto un numero. Oggi il nostro sistema si mantiene su 40.000 operatori. Per darle una proporzione, la Lombardia, nella quale Lombardia abbiamo visto quello che è successo, soprattutto nella prima fase della pandemia, ma anche successivamente, purtroppo, dico io. Ebbene, la Lombardia, certo che è più grande della Campania, ma ha 100.000 operatori nel proprio sistema sanitario. Il Piemonte, che è più di 1 milione di abitanti in meno alla Campania, ha circa 60.000 operatori. Cioè, quindi per darvi una proporzione di come noi abbiamo dovuto fronteggiare un evento, come dire, enorme, con una quantità di operatori, ahimè, assolutamente insufficiente. Questo si è riversato anche sulla medicina del territorio. Ringrazio il consigliere regionale Giovanni Porcelli per essere stato con noi. Grazie a voi, allora ad un prossimo appuntamento. Buona serata. E arrivederci al prossimo Tu per Tu.